Polizia municipale in festa in occasione delle celebrazioni del patrono San Sebastiano. Nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo sono stati consegnati gli encomi agli agenti che si sono distinti nelle loro attività. I vigili urbani sono riconoscibili dalla loro divisa e mentre un tempo si cercava di evitarne la presenza perché erano sinonimo di multe, contravvenzioni per contravvenzioni al codice della strada, oggi li si cerca, i cittadini li cercano, anzi se ci fanno un appunto è che li vedono poco. Sono sotto organico, quindi io stamani mattina ho annunciato che nel 2017 ci sarà, dopo tanti anni finalmente, un concorso per l'assunzione di nuova forza lavoro, perché dobbiamo dare una risposta migliore ai nostri concittadini e consentire a loro di lavorare meglio. Io ho notato e ho potuto constatare de visu un corpo con delle professionalità elevatissime, dei sentimenti che fanno onore ad Arezzo, perché ho trovato personale determinato e che aveva solamente bisogno, secondo me, di avere una giusta rilevanza e una giusta esteriorizzazione di queste capacità. La Polizia Municipale Aretina nel 2016 ha fornito quasi 76.000 ore per il controllo del territorio e nello scorso anno si è registrato un aumento del 20% dell'attività sanzionatoria, 70.314 le violazioni al codice della strada accertate dagli agenti. Gli aretini continuano a dimostrarsi indisciplinati alla guida, come confermano gli esiti dei controlli con l'ausilio degli agenti in borghese nelle strade della città. Sono rimasto sorpreso dei risultati perché 30 sanzioni in 3 servizi mi hanno sorpreso, il che vuol dire che quello che avevo detto qualche giorno fa, che c'era un po' di trascuratezza nel seguire quelle che sono le norme elementari del vivere comune, alla guida di un'autovettura, devono essere un attimino riprese. Su queste 30 sanzioni fatte in 3 servizi, il 70% è l'uso del telefono.